Ciao a tutti. Pensavo di fare questo breve messaggio dedicato a tutto il mondo della pallavolo abruzzese in condizioni diverse. Solo un mese fa pensavamo di aver recuperato una situazione di quasi normalità della nostra vita, mentre i dati relativi alla pandemia in questi ultimi giorni ci hanno fatto ripiombare in piena emergenza. Ebbene, proprio per questo sento il dovere di inviare questo messaggio che deve andare oltre il semplice augurio di un buon anno a tutti quanti. Un messaggio di incoraggiamento. Coraggio, non molliamo, non mollate. Se restiamo uniti con coraggio, determinazione e lealtà, ce la faremo. Un messaggio di fiducia. La pallavolo, le nostre società, le nostre palestre sono realtà e strutture sicure. I protocolli della nostra federazione tutelano i nostri atleti, i nostri figli, meglio di tanti altri contesti in cui si trovano a vivere quotidianamente. Facciamo passare questo concetto all'esterno, nei confronti delle famiglie dei nostri atleti, che devono avere ben chiaro questo aspetto e devono continuare a credere in noi. Un messaggio di impegno. Questa pandemia ci obbligherà a lavorare ancora più duramente per portare a compimento i nostri campionati. Tutti saremo più impegnati per cercare di fare le cose al meglio, nel rispetto dei regolamenti. Sotto questo punto di vista, prego le nostre società di mantenere un atteggiamento positivo, corretto e di evitare di fare i furbi sfruttando le zone d'ombra offerte dalla pandemia. Fatta questa doverosa premessa, parliamo del 2022, un anno importante per la pallavolo abruzzese. Stiamo lavorando per portare nella nostra regione eventi di alto livello che metteranno l'Abruzzo al centro dell'attenzione del nostro sport e non solo. Tutto questo grazie alla sinergia che il nostro comitato regionale ha messo in piedi negli anni con la Regione Abruzzo e gli altri enti pubblici del territorio. Siamo convinti che anche nel 2022 arricchiremo di nuovi contenuti il nostro slogan. Sempre di più c'è un bel movimento. Buon anno a tutti, in particolare agli allenatori. Nelle loro mani mettiamo le sorti della crescita tecnica delle nostre squadre per renderle sempre più competitive. Ribadisco la mia completa fiducia nella nuova struttura organizzativa del CQR e dei CQT, che nel medio-lungo periodo dovrà farci fare un salto di qualità. Buon anno ai nostri arbitri, a tutti gli arbitri, a quelli nazionali che si stanno comportando molto bene, fino a quelli più giovani che cominciano adesso questa importante carriera, fondamentale per lo sviluppo del nostro sport. Anche a loro dedicheremo importanti iniziative nel 2022. Buon anno ai nostri dirigenti, cui rinnovo l'invito a non mollare e a lavorare per allargare sempre di più le compagini societarie, dotandole di nuove risorse umane, giovani e competenti. Senza un'adeguata struttura societaria non si va da nessuna parte. Buon anno ai consiglieri regionali e territoriali e ancor di più ai responsabili delle commissioni, dei nostri comitati. Senza il loro lavoro prezioso, tutto il nostro movimento si fermerebbe. Buon anno ai nostri atleti e alle loro famiglie. Ormai i genitori dei nostri atleti rappresentano i nostri più importanti stakeholder, i nostri principali portatori di interesse. Lavoriamo bene, tutti insieme, per continuare a godere della loro fiducia. Buon 2022 a tutti.